Allora diamo inizio all'incontro. Anzitutto un benvenuto a ciascuno di voi. E siamo in attesa del nostro sindaco che poi rivolgerà un saluto e presenta anche il sindaco di Compiano e siamo contenti anche del numero tenuto conto della situazione che stiamo vivendo. Ho visto persone che arrivano da Santa Maria del Taro, da Borgotaro, da Compiano e da Liveglia, quindi è un segnale molto bello. Un appuntamento ormai tradizionale e atteso, le serate culturali organizzate dal Centro Studi Cardinale Casaroli in collaborazione col seminario. Un saluto particolare lo rivolgiamo al relatore di questa serata, il professor Piero Luxardo, è arrivato con la sua signora. E vorrei aggiungere che il relatore sarà presentato dal professor Corrado Truffelli, che ci dirà anche la scelta del motivo, il motivo della scelta di questo tema della serata. Ieri sera, con un concerto di organo e violino, abbiamo inaugurato il restauro dell'organo dell'antico santuario. Dobbiamo ringraziare anche la diocesi per il contributo che ha ottenuto dalla Conferenza Episcopale Italiana. È stato un momento bello. Questa sera c'è un'altra piccola inaugurazione, una parte dell'impianto di trasmissione. Con l'incontro che viviamo questa sera viene trasmesso su Facebook in diretta, come da un po' di tempo trasmettiamo alla domenica la Santa Messa delle 10 dalla Basilica. 30 anni fa avevamo iniziato le trasmissioni in diretta anche dalla sala convegni col sistema analogico in collegamento con Videotaro. Ormai sono cambiati i tempi, trasmettiamo in digitale e questo ci permette di raggiungere tanti amici anche lontani che desiderano mantenere un contatto con il nostro seminario e con le iniziative che qui si svolgono. E qui è arrivato il sindaco, gli chiedo di rivolgere un saluto e poi la parola al professor Truffelli. Innanzitutto grazie Don Lino, grazie soprattutto a Corrado che organizza come sempre buona parte delle serate culturali del seminario e che quest'anno ci ha fatto questo bel regalo, devo dire. Nel senso che avere a Bedogna insomma, una personalità come il dottor Luxardo è molto importante per tutti noi. Credo che insomma, riscoprire le nostre origini, perché in questo caso c'è una riscoperta appunto delle origini anche di Bedogna com'era, è importante e insomma, il seminario torna come sempre a ricordarci che la cultura è una parte importante anche della nostra storia, nel senso che la storia della nostra vallata ha avuto un peso particolare in tutta la storia italiana e non è un caso che oggi insomma, ci troviamo qua a ricordare dei nostri avi molto importanti che hanno avuto dei degni eredi, devo dire. Quindi credo che sia molto interessante per stasera e che sia una bella apertura delle serate culturali del seminario. Quindi un buon ascolto a tutti e un grazie ancora al seminario e soprattutto al dottor Truffelli. Bene, alcuni mesi fa ho appreso con tristezza che era scomparso Niccolò Luxardo De Franchi, che devo dire avevo sempre pensato forse sarà anziano ma forse un giorno riuscirò a conoscerlo. Perché? Perché leggendo i suoi numerosi studi sulla
storia della sua famiglia, ma che poi è la storia della nostra terra, sia per quello che riguarda il periodo valtarese, sia per quello che riguarda il periodo genovese, per non dire quello più recente, ma fermandoci a quei secoli là, quindi XIII, XIV secolo, leggendo quei suoi contributi proprio mi sentivo quasi in obbligo di poterlo incontrare e poterlo ringraziare. Ho appreso che purtroppo nel dicembre scorso aveva concluso la sua giornata. Ci ho pensato un po' perché non m'azzardavo, devo dire, ma poi ho detto, ma ci provo se il professor Lusardo fosse così gentile da venire a commemorare suo padre qui da noi, ci farebbe veramente un grande regalo, proprio per i motivi che diceva il sindaco prima, per riallacciarci a queste nostre, a questa nostra storia, di cui abbiamo bisogno per difendere la nostra realtà, diciamo, per valorizzare la nostra realtà. Devo dire che ho trovato una disponibilità e una gentilezza incredibile, grazie veramente, ed è quindi nata questa serata. Ricordiamo una persona che ha avuto una vita estremamente complessa, per certi aspetti altamente drammatica, ma che ha mantenuto per tutta la vita la passione per lo studio della storia e della propria terra e del proprio passato. E questa è veramente una notazione per me veramente straordinaria. Insieme all'altra notazione che continuo a fare, la straordinaria vitalità di questi gruppi sociali che sono partiti dalle nostre montagne, dei quali sicuramente uno dei più, se non per dire il più emblematico, è proprio questo dei Lusardi, che sono praticamente presenti in ogni parte del mondo, in ogni parte d'Italia, come scriveva un Don Giovanni Lusardi nel 600, che hanno fatto cose meravigliose, diceva, in tante parti d'Italia, lo diceva lui, ma io in un qualche modo credo che lo posso riprendere. Allora, per questi motivi, io sono, e ho concluso, grato al professor Piero Lusardo, perché ha trovato il tempo per venire da Torreglia fin qua, per ricordare appunto la figura di Nicolò Lusardo De Franchi, e gli do la parola. Grazie. Ah beh, no, c'è già. Sì, beh, allora io credo che dopo parlerò da seduto, ma intanto un saluto a tutti. Prima di tutto un ringraziamento al padrone di casa, insomma, a Don Lino Ferrari Monsignore, che è il rettore di questo seminario, questa struttura veramente bellissima e sorprendente per me. Poi, naturalmente, ringrazio moltissimo i sindaci delle comunità di questa splendida vallata, e naturalmente il mio ringraziamento va al professor Truffelli, che mi ha fatto questa proposta, che naturalmente mi onora perché è un omaggio alla figura di mio padre, ma ovviamente tutto questo si innesta con la storia della Val del Taro, insomma con la storia di questa terra. E quindi, siccome il titolo della serata è appunto riferito a mio padre, l'imprenditore, lo scrittore, lo storico, tracerò magari prima un rapido profilo biografico di mio padre, descrivendone la poliedrica figura, perché in effetti è stato un uomo che ha avuto molti interessi, e devo dire che ancora adesso non riesco a capire come abbia avuto il tempo di occuparsi di tante cose così disparate, per poi concentrarmi, nei limiti della mia modesta competenza, perché non sono affatto uno storico, ho fatto altri studi, ho seguito un altro tipo di percorso professionale, sugli aspetti direttamente connessi con la storia della Val del Taro e dell'origine della nostra famiglia. Allora, venendo alla figura di mio padre, che appunto è mancato nel dicembre scorso a 92 anni, una vita lunga e molto accidentata, come è stato ricordato. Molto in breve, la nostra famiglia era radicata dagli inizi dell'Ottocento a Zara, appunto impero austro-ungarico dal punto di vista politico, ma città italianissima dal punto di vista etnico e culturale,
fino alla Seconda Guerra Mondiale, poi con le tragedie connesse con le vicende storiche della Dalmazia, dell'Istria, che adesso da qualche anno cominciano a essere note al grande pubblico perché è venuta meno quella sorta di censura o damnatio memoriae per ragioni contingenti di opportunità politica che tutti sappiamo, comincia a essere conosciuta dal grande pubblico. Bene, con quelle tragiche vicende la nostra famiglia venne decimata. L'unico superstite che scampò alle uccisioni dei partigiani di Tito per avventura si trovava dalla parte di qua dell'Adriatico, era l'ufficio censura a Bologna, stava facendo il servizio militare perché era il più giovane della nidiata, diciamo, dei fratelli proprietari dell'azienda dell'epoca. Questo mio prozio Giorgio Luxardo poteva valersi della collaborazione di mio padre, che all'epoca era un giovanotto, non aveva nemmeno 20 anni, e ricostituì l'azienda Torreglia sui Colli Eugani vicino a Padova, con le enormi difficoltà che possiamo immaginare. Bene, mio padre dunque collaborò con lo zio attivamente per la ricostruzione materiale e per il ripristino anche delle condizioni commerciali della nostra attività, che è quella nel campo dei liquori. Però, al di là di questo, mio padre fin da giovane cominciò davvero a occuparsi moltissimo anche della storia della famiglia. I suoi interessi storici l'avrebbero portato più avanti, come accennò brevemente dopo, alla storia della famiglia anche in epoche successive, soprattutto in Liguria, dove la famiglia appunto in certo quel modo si trasferì intorno al 500, fine 400 credo, forse. Se non anche prima forse, e poi nella storia della Dalmazia legata all'attività imprenditoriale vera e propria. Però, come dicevo, lui si occupò anche di studi storici. La sua prima pubblicazione che riguarda la Valle del Taro e soprattutto la storia della famiglia è addirittura del 58. 58 io avevo 6 anni, dunque naturalmente non potevo più di tanto seguirlo in queste cose, non l'ho in realtà mai seguito più di tanto, avendo seguito altre cose. Però se noi guardiamo la bibliografia delle pubblicazioni di mio padre per quanto riguarda la sezione riguardante proprio la Valle del Taro, vediamo che i primi cenni storici sulla famiglia sono proprio del 58, e nello stesso anno abbiamo un'altra monografia che riguarda gli stemmi della famiglia, e poi venendo a studi più sistematicamente collegati con le vicende di questa zona, studi sulla pace del 1290 di Ubertino Landi, i Luxardo e i Granelli, e poi altre cose connesse direttamente con la storia di Bedonia negli anni 60, Monte Cornetto, e poi naturalmente Monte Arsiccio e così via. Ora, questa è stata forse la prima fase degli studi storici di mio padre. Successivamente, sempre occupandosi ovviamente prima di tutto dell'attività imprenditoriale, egli cominciò a seguire anche la storia della famiglia in Liguria e poi, più tardi, come ho già detto, la vicenda direttamente connessa con l'attività imprenditoriale nell'azienda dei liquori a partire dai primi dell'Ottocento in Dalmazia. Oltre a questi studi storici, egli si occupò attivamente anche di araldica, ossia di questioni direttamente connesse con il ceto nobiliare e con la genealogia della famiglia. Fece parte per tanti anni della consulta araldica, ossia in pratica dell'organo preposto allo studio della legittimità dei titoli nobiliari della Unione Nobiliare del Veneto. Fu anche molto attivo in ambito confessionale, fu cavaliere di grazia e devozione dell'Ordine del Sovrano Militare Ordine di Malta, e poi si occupò anche in una stupefacente capacità di occuparsi di tante altre cose in simultanea, di restauri di ville venete. Restaurò 2 ville venete, una è la Villa Rosa dei Conti Braga Rosa di Tramonte, vicino a Torreglia, dove la mia famiglia per un breve periodo durante la mia infanzia abitò in affitto dei proprietari, dopo che mio padre gli aveva restaurato questa bellissima villa, e poi la Caparuta, la villa della nobile famiglia dei Paruta di Venezia, a Zovondivò, sempre nella zona dei Colli Eugani di Padova.
Oltre a questo devo dire che per un certo periodo mio padre si è occupato anche della tutela del paesaggio, e avendo rivestito l'incarico, credo per circa una decina d'anni, di ispettore ai monumenti e alle belle arti per il Touring Club italiano per la zona di Padova e provincia soprattutto dei Colli Euganei. A questo dovrei aggiungere altre attività di cui è stato infaticabile animatore. Per esempio ha fondato il gruppo Giovani dell'Industria dell'Associazione Industriale di Padova negli anni 60, è stato nella giunta per, mi pare, 6 anni, nella giunta di Confindustria Centrale a Roma, si è occupato attivamente delle attività di Confindustria a Bruxelles e oltre a questo devo dire ha trovato anche il tempo di occuparsi di un'azienda agricola di famiglia che abbiamo nella zona dei Colli Euganei, che non fa parte dell'attività dell'azienda di liquori ma appartiene direttamente al nostro ramo familiare, restaurandone anche un antico casale che adesso è un po' la seconda casa estiva della nostra famiglia. Ecco, quindi, come ho rapidamente tratteggiato, si è trattato effettivamente di una figura particolarmente emblematica sia sotto il profilo imprenditoriale sia sotto quello culturale. Ma mentre, a differenza di chi vi parla, di solito una persona che ha interessi culturali si occupa di una precisa specialità, di un preciso argomento e si specializza in una specifica area di studi, mio padre, forse con una effettiva certa propensione all'eclettismo, ha seguito diverse direzioni. Tant'è vero che tra le sue pubblicazioni abbiamo anche degli studi di carattere botanico sulla marasca, ossia su una varietà della ciliegia che assomiglia molto alla marena o alla viscola, che è quella da cui noi traiamo il nostro principale liquore. Ha studiato anche l'origine di alcuni liquori come i rosoli ottocenteschi. Insomma, devo dire la verità che se guardo questa attività retrospettivamente, non con il filtro familiare, ma cercando di estraniarmi un po' e di guardarlo dal punto di vista oggettivo dell'estraneo, devo dire che, sia pur connotato da un certo eclettismo, questa attività è stata davvero stupefacente per la vastità degli interessi. Dimenticavo che per lunghi anni è stato anche autorevole membro dell'Istituto Italiano del Castelli e si è occupato dello studio approfondito, pubblicando anche qui in questa direzione, diversi studi sulle fortificazioni veneziane in Dalmazia e nel Dodecaneso, e poi ha tenuto anche diverse conferenze su questo argomento in varie sedi. E siccome aveva anche la fortunata, saggia abitudine di non perdere traccia di tutto questo, ha lasciato tutta una serie di opuscoli e di pubblicazioni che testimoniano concretamente di tutti questi studi. Questo, diciamo, per concludere un po' questa sorta di medaglione della figura di mio padre, senza dimenticare che è sempre stato attivissimo, come del resto tradizione nostra di famiglia, nell'ambito degli studi sulla Dalmazia e soprattutto del tener viva la fiaccola, non voglio dire dell'irredentismo, che ovviamente non ha più ragione di essere, quanto dello studio e del ricordo delle tradizioni della città di Zara e della Dalmazia, e di conseguenza anche di rappresentare una specie di centro culturale e di riferimento per tutti gli esuli della Dalmazia che sono andati in giro per il mondo forzatamente a causa della diaspora a seguito della Seconda Guerra Mondiale. Si è occupato per molti anni anche della rivista Dalmatica, che è una rivista appunto di studi storici connessi con la Dalmazia, ed è stato per lunghi anni presidente della Società Dalmata di Storia Patria. Noi, come dicevo, per tradizione familiare, abbiamo sempre qualcuno della famiglia che si occupa specificamente di questi argomenti, e mio cugino Franco Luxardo, che è il più giovane della, chiamiamola, vecchia generazione della nostra famiglia, è attualmente il sindaco del libero comune di Zara in esilio. Questo per dare, diciamo, una panoramica complessiva delle attività molteplici in cui si è cimentato mio padre. Adesso viene il momento più complicato per me, che ho fatto studi umanistici e mi sono occupato di letteratura, perché dovrei affrontare specificamente l'argomento riguardante gli studi sulla
famiglia Luxardo che mio padre ha affrontato appunto da giovane, perché ha cominciato a farlo che forse non era nemmeno trentenne, venendo in queste zone più o meno appunto verso la fine degli anni 50, facendo degli studi, non soltanto delle escursioni diciamo per conoscere i luoghi qui, ma facendo degli studi sia a Piacenza, è stato membro della delegazione di storia patria, della deputazione di storia patria di Parma e Piacenza, e poi soprattutto ha studiato abbastanza a fondo alcuni documenti del Fondo Landi, che come noto si trovano per una serie di questioni di successione dinastica eccetera al Palazzo Doria Pamphili in Via del Corso a Roma. Quindi in pratica i suoi studi credo all'inizio sono stati ovviamente motivati e generati da una legittima curiosità e da un legittimo interesse per le origini remote, medievali della nostra famiglia, i Luxardo della Val del Taro, precisamente di Montarsiccio, che era, credo, uno dei due castelli della famiglia Luxardo qualche tempo fa, e poi, appunto, dopo aver visitato questi luoghi, devo dire, con l'aiuto di un suo grandissimo amico che era un valente paleografo, Emilio Scapin di Padova, che era un ricercatore indipendente ma con un grandissimo interesse per gli studi di paleografia, ha approfondito con una serie di pubblicazioni appunto la vicenda dei Luxardo nella Val del Taro. E così abbiamo appreso, almeno noi in famiglia, di questa remota origine della nostra stirpe, insomma, tra XIII e XIV secolo, e naturalmente le documentazioni disponibili sono quelle che ci sono, perché all'epoca non esistevano gli uffici dell'anagrafe, esistevano soltanto alcuni documenti forse delle parrocchie, e poi soprattutto naturalmente i documenti di rilevanza economica o politica stilati dalle famiglie importanti. Allora i Luxardo erano dei piccoli feudatari della zona, ma erano dei ghibellini, quindi fieramente schierati dalla parte dei Landi, e quindi erano dei vassalli, possiamo dire, della famiglia Landi, di cui tutti sanno appunto che erano praticamente gli egemoni qui in zona fino alla dissoluzione dello Stato autonomo dei Landi, credo a metà del 600 circa. Ecco. Non è la mia materia, quindi mi scuso per le imprecisioni e per le approssimazioni. Quindi naturalmente questi studi hanno potuto appoggiarsi dal punto di vista documentale, al di là dell'aura di leggenda o delle, diciamo, più o meno mistificazioni o invenzioni di comodo, insomma, che purtroppo vanno tanto di moda in certi ambiti, un po' di fantasia della storiografia araldica di un certo tipo, naturalmente poco seria. Ecco, questi studi di mio padre e del suo sodale Emilio Scapin hanno potuto appoggiarsi su documenti che si trovano principalmente appunto nel Fondo Landi a Roma, all'archivio Doria Pamphili. E naturalmente si tratta di documenti che hanno rilevanza dal punto di vista strettamente politico o economico. Si tratta di accordi economici oppure di accordi di alleanze o anche di successioni, eccetera. Naturalmente la storia di quegli anni è molto complessa e naturalmente anche relativamente poco documentabile. Le grandi famiglie, quelle che hanno ancora conservato i loro archivi, eccetera, oppure quelle che hanno avuto davvero una importanza nello scacchiere della storia con la S maiuscola, naturalmente hanno una documentazione, e poi ci sono anche naturalmente studi approfonditi. Le famiglie piccole o comunque le famiglie di seconda o terza categoria, come erano sicuramente i Luxardo, che erano appunto una famiglia di importanza locale importante, ma che nell'ambito nazionale sicuramente non erano certamente di rilievo, non hanno ovviamente un archivio che si sia tramandato, eccetera. Però studiando, ripeto, questi documenti, mio padre è riuscito a ricostruire in maniera, credo, plausibile, lo può testimoniare il professor Truffelli, che ha potuto avvalersi appunto soprattutto degli studi di mio padre per ricostruire alcuni snodi della storia di queste vallate, ha potuto appunto ricostruire nei limiti del possibile proprio queste vicende.
Poi dopo, uno dei cruci di mio padre, da quello che ricordo vagamente, era di non aver potuto documentare proprio in maniera sistematica e conseguenziale il passaggio dalla Val del Taro alla Liguria, anche se comunque i documenti sono numerosi e comunque la continuità è evidentemente plausibile, perché moltissimi lusardi o luxardo, insomma, si sono trasferiti in Liguria e ci sono anche lì miriadi di documenti. Di questa seconda fase degli studi di mio padre esistono anche lì diverse pubblicazioni, tra cui una tra le più corpose, anche forse tra le più avvincenti dal punto di vista anche dell'aneddotica storica, che riguarda un battista luxardo De Franchi. L'aggiunta De Franchi al cognome deriva dal fatto che i luxardo furono, una volta insediatisi in Liguria, tra i fondatori e tra i primi affiliati dell'albergo De Franchi. L'istituzione degli alberghi di famiglie è un'istituzione storica di cui può parlare sicuramente con maggiore competenza il professor Truffelli. Erano fondamentalmente delle associazioni di famiglie più o meno importanti che avevano lo scopo di tutelare i propri adepti, i propri affiliati, sia dal punto di vista patrimoniale sia dal punto di vista, chiamiamolo, della difesa proprio degli interessi, e anche dal punto di vista, come potrei dire, forse anche, non voglio dire militare, ma insomma dal punto di vista della difesa materiale dei propri interessi, mediante un agglomerato di residenze, di costruzioni, non voglio dire proprio di fortificazioni, ma comunque di dimore. Per esempio l'albergo De Franchi, che c'è a Genova, ancora nel centro, dietro Piazza Caricamento a Genova, è composto da una serie di edifici, da una cortina proprio di edifici che avviluppano una microscopica piazzetta. Beh, il tessuto edilizio e toponomastico di Genova è noto a tutti, quindi sappiamo benissimo come è fatta la storica parte centrale di Genova, che rappresentano un vero e proprio nucleo, insomma, di costruzioni che si chiudono a riccio intorno a una microscopica piazzetta, e rappresentavano appunto l'albergo De Franchi. Questo battista luxardo De Franchi, alla fine del 400, tra la fine del 300 e i primi del 400, era una figura di spicco nell'amministrazione, nella complessa, complicata e molto, diciamo, accidentata, se posso dire questo termine, vicenda politica del Comune di Genova, della Repubblica di Genova, e quindi fu uno di quelli che per un breve periodo fu anche proprio quasi uno dei capi, insomma, del regime comunale. E dicevo che è una pubblicazione interessante anche dal punto di vista aneddotico, perché questo battista luxardo poi, assieme a Simone Boccanegra, era uno dei due esponenti della parte, chiamiamola ghibellina, quindi imperiale, filo imperiale della Repubblica di Genova. Quando il Bucicaldo, ossia veniva chiamato così dai genovesi, quando in pratica il fiduciario del re di Francia dell'epoca venne mandato a Genova, il Bucicaldo convocò con l'inganno sia Simone Boccanegra sia Battista Luxardo De Franchi a palazzo e li imprigionò immediatamente e li condannò immediatamente a morte senza processo. Simone Boccanegra venne decapitato e Battista Luxardo De Franchi, con le mani legate dietro la schiena, pronto per essere, diciamo, decapitato, riuscì a divincolarsi e a scappare, in una descrizione veramente incredibile, insomma molto pittoresca, e riuscì a fuggire con l'aiuto di qualcuno che lo fece poi scappare, e da quel momento in poi si ritirò di nuovo, ritornò in queste terre, restò anche in Lunigiana, se non sbaglio, in vari posti. È stato addirittura poi anche a Venezia, insomma, e per lunghi anni, da remoto, da lontano, cercò e riuscì probabilmente anche in parte a condizionare l'opposizione ai francesi a Genova. Ecco, quindi questo per dire, insomma, che ci sono anche delle vicende davvero molto interessanti di questo periodo che mio padre ha studiato in maniera, direi, anche molto, molto interessante e simpatica.
Per venire alla terza fase della storia della nostra famiglia, quella che conosco un po' di più, non perché ci fossi, intendiamoci, ma perché naturalmente è quella che magari maggiormente abbiamo così sentito anche in famiglia, mio padre poi si è dedicato allo studio sia della nostra impresa industriale, l'azienda di liquori Luxardo, sia poi anche ha descritto in maniera davvero commovente tutte le vicende tragiche della nostra famiglia durante l'occupazione titina, l'ingresso dei partigiani slavi a Zara, le uccisioni, le foibe, gli ammazzamenti, eccetera. I due volumi più importanti, preceduti da una serie di opuscoli di studi su questo periodo della nostra famiglia, il periodo, diciamo, ottocentesco e novecentesco, sono questi qua. Uno è la storia, si intitola Il Luxardo del Maraschino, dunque è un po' la vicenda della nostra famiglia dal 1821, anzi per la verità dai primi dell'Ottocento fino agli anni 60-70, diciamo, grosso modo. E adesso all'uditorio interesserà ben poco, credo, delle vicende recenti, se non forse dell'aspetto tragico, insomma, di quello che è successo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Però per quanto riguarda questo libro, quello che è interessante soprattutto è vedere come il capostipite della dinastia moderna dei Luxardo, ossia questo Girolamo Luxardo, fosse un imprenditore, un appartenente al piccolo patriziato genovese che era all'epoca residente a Santa Margherita Ligure e ai primi dell'Ottocento si trovava appunto con la in veste appunto di imprenditore. L'attività in cui appunto questo Girolamo Luxardo si occupava era il commercio del corallo, la pesca del corallo, il commercio e la vendita di attrezzature per la pesca e per la navigazione, soprattutto il commercio delle gomene, delle funi, che venivano appunto costruite all'epoca, prodotte all'epoca soprattutto a Santa Margherita Ligure, e poi tutta una serie di attività connesse anche con il fatto che i suoi rapporti economici spaziavano abbastanza, cioè non lavorava solo in Liguria, le sue relazioni commerciali non erano solo in Liguria, ma erano anche a Livorno, erano anche a Napoli e addirittura anche nella parte dell'Adriatico, Venezia, eccetera. Questo è abbastanza intuitivo perché ovviamente la principale attività di questo Girolamo Luxardo era soprattutto connessa con la marineria, con la pesca e così via. Egli però aveva anche un'attività collaterale, non so quanto importante, ma sicuramente non troppo secondaria, non marginale nei suoi interessi, che era quella del Banco dei Pegni. E quindi scambiava, adesso io non sono un tecnico di questo argomento, ma scambiava cambiali e tratte, e ne abbiamo trovato, o meglio, mio padre ne ha trovato documentazione con vari commercianti, sempre delle zone costiere del Tirreno e dell'Adriatico. Sono state trovate sempre da mio papà addirittura delle lettere di cambio e di accredito di somme, addirittura con il padre di Gabriele D'Annunzio a Pescara e a Ortona soprattutto. Comunque, al di là di tutto questo, Girolamo Luxardo a un certo punto, per motivi in parte documentati e in parte del tutto non spiegabili, si trasferì a Zara. Zara non è propriamente vicino a Santa Margherita Ligure, tutti sappiamo dov'è, è di fronte ad Ancona, dall'altra parte dell'Adriatico, e faceva parte all'epoca, stiamo parlando del 1817-1819, faceva parte appunto dell'impero austro-ungarico all'epoca, essendo zona comunque come tutto il Lombardo-Veneto sotto il tallone dell'impero austro-ungarico. Bene, si trasferì lì in parte anche per ragioni diplomatiche, perché venne insignito dell'incarico di console del re di Sardegna, ma noi pensiamo che comunque questo prestigioso incarico di carattere diplomatico sia stata un po' la conseguenza del fatto che lui si trovasse già a Zara, ossia era il suddito di sua maestà sarda, l'unico forse di una certa importanza commerciale e sociale che si trovasse a Zara. Comunque sta di fatto che lui, con moglie e numerosissimi figli, perché all'epoca si usava averne tantissimi, si trasferì a Zara più o meno intorno al 1816-17, avrei dovuto ripassare meglio quello che è scritto qui dentro,
e continuò nell'attività che faceva in Liguria, ossia commercio di cordami, di attrezzature da pesca, pesca del corallo che oramai si era un po' esaurito dalla parte di qua, mentre in Dalmazia ancora si trovava, adesso non si trova più da nessuna parte, se non forse un po' dalle parti di Alghero in Sardegna, ma credo che forse nemmeno lì se ne trovi più molto, bisogna andare in altre zone del globo. Bene, la leggenda familiare, le storie di famiglia dicono che lui appunto era un imprenditore radicato a Zara con la famiglia e che sua moglie, questa marchesa Maria Canevari, originaria di Livorno, tenesse salotto a casa e che alle sue amiche offrisse il rosolio maraschino. Il maraschino era una tradizione locale che si produceva nei conventi, un po' come il limoncello ad Amalfi o come il sassolino, il sassuolo, insomma, quei liquorini locali. Questa tradizione era dovuta al fatto che nella Dalmazia, terra arida e sassosa, l'unica pianta che cresceva e che tuttora in parte cresce, anche se oramai è quasi abbandonata questa coltura, era la marasca, cioè questa pianta di ciliegio piccolino, aspra, eccetera, da cui si traeva un rosolio, ossia praticamente si faceva l'infusione di questo frutto, si mettevano a bagno in alcol queste marasche e poi si otteneva, dolcificandolo, dopo adeguata infusione, un liquorino dolce, molto scirupposo, un po' stucchevole, diciamo com'era la tradizione dei rosoli settecenteschi. La tradizione deriva, pare, addirittura dal Medioevo, comunque, come al solito, queste cose venivano prodotte nei conventi dalle suore e poi da lì in pratica si era diffusa anche nelle abitudini familiari. Per farla breve, questo Girolamo Luxardo vide e assaggiò questo liquorino che sua moglie produceva in casa e decise che poteva essere anche quella un'attività da sfruttare. Ma da buon ligure, da buon imprenditore, anzi vorrei dire da buon originario della Val del Taro, quindi persona che sicuramente non stava con le mani in mano, decise che per lanciare questo prodotto su scala industriale o proto-industriale il prodotto andava migliorato. E dunque, siccome si era oramai in piena rivoluzione industriale in Inghilterra e nel nord Europa, e la rivoluzione industriale comunque aveva già cominciato a radicarsi nel nord Italia, soprattutto nel milanese e nel regno delle Due Sicilie a Napoli, esistevano già le macchine a vapore, esisteva già una certa industrializzazione e soprattutto nell'ambito specifico della produzione dei liquori cominciava ad affacciarsi la tecnica della distillazione a vapore. Per farla di nuovo breve, Girolamo decise che questo liquore dolciastro, molto leggero, liquore da salotto per signore, doveva cambiare, doveva diventare un liquore profumato, sì, ma vigoroso, dotato di nervo, dotato di stoffa. E quindi fece degli esperimenti e applicò, in maniera ovviamente casalinga, il procedimento di distillazione. Ottenne il primo maraschino distillato, ossia un liquore molto più forte, molto più profumato e più intenso del classico rosolio, e decise che l'avrebbe fatto così. Però, essendo particolarmente accorto ed astuto, decise anche che doveva creare presupposti per non avere concorrenza. E qual era la possibilità che aveva disponibile? Quella di ottenere un brevetto di esclusiva. Si recò di conseguenza a Vienna e fece istanza presso il soglio imperiale, che era quello che rilasciava i brevetti all'epoca, le patenti, e brevettò e ottenne l'esclusiva che all'epoca si chiamava privilegio, il privilegio della produzione del maraschino per distillazione. Tant'è vero che la nostra azienda ancora si fregia di questa barocca e un po' ridondante denominazione giuridica, privilegiata fabbrica maraschino Excelsior Girolamo Luxardo S.p.A. Un po' lunga per la verità. Il privilegiata non sta a significare prediletta dagli dèi, bensì appunto dotata di questo privilegio, ossia di questo brevetto. Questa fu la chiave del successo dell'azienda, che naturalmente si sviluppò rapidamente e nel corso poi dei 200 anni, perché noi l'anno prossimo, tra breve dunque, celebreremo i due secoli della nostra storia, ottenne un grandissimo successo. Questo per arrivare poi all'ultima tragica tappa, o penultima, visto che siamo ancora qui, ma insomma, tragica tappa della nostra famiglia, che riguarda viceversa il dramma
di quello che successe nel 1944, quando le orde comuniste invasero tutto il litorale dell'Istria e della Dalmazia e per brevi 40 giorni purtroppo anche la città di Trieste e combinarono quello che purtroppo oramai è noto a tutti. Su questa terribile vicenda della nostra famiglia, mio padre scrisse Dietro gli scogli di Zara, un libro che appunto, ripeto, ha per argomento queste vicende, quindi non è connesso né con la storia medievale né con quella di Genova e nemmeno con la vicenda dell'azienda di famiglia, anche se qualche aggancio evidentemente qui c'è. E qui naturalmente vorrei appunto utilizzare una figura retorica che si chiama Apulcio Pesi, ossia silenzio riluttante e in un certo senso anche così reverente nei confronti di questa pagina della nostra famiglia, però sono a disposizione evidentemente per chiunque volesse farmi delle domande. E però, ecco, per ritornare doverosamente a quello che riguarda la storia della storia medievale della nostra famiglia, quindi direttamente connessa con questa zona, credo che forse il professor Truffelli sia la persona più adatta, visto che ha preparato oltretutto un denso e corposissimo saggio che in parte si appoggia ovviamente anche ai documenti studiati da mio padre al suo tempo, ma che amplia in maniera particolarmente convincente tutta la vicenda delle famiglie importanti di questa vallata e che verrà presentato in ottobre e novembre, se ho ben capito, appunto alla Deputazione di Storia Patria di Parma e Piacenza. Grazie. In realtà, solo per questa testimonianza e questa lezione, questo excursus che è comunque illuminante, forse il modo migliore di completare la serata è se i presenti, e ci sono parecchi lusardi qui presenti, volessero eventualmente fare delle domande, vediamo poi eventualmente in cooperazione se è possibile dare delle risposte, se è possibile dare delle risposte, perché non è detto che sia possibile. Ecco, credo che vada bene così. Io non sono scusato, ecco. Ma nel marzo scorso stavo per telefonarle per venire a Torreglia a mostrarle ciò che sto preparando, questo libro sulla storia dei lusardi, mille anni di una grande famiglia. E naturalmente poi non ho più potuto venire qui e ho avuto la bella sorpresa, intanto si tratta di questo di cui parleremo poi in altre occasioni, e ho avuto la bella sorpresa dal professor Truffelli di sentire che lei arrivava qui. Allora, c'è tutta la storia, molte cose che ha detto già, eccetera, e forse anche quello di Guido Schenoni che ha fatto... Questo è sugli stemmi. E credo che sia in collaborazione. Ho anche quello che ha fatto... Ah, non c'è qui, con Guido, con Guido Schenoni, vabbè, appunto era mio amico Guido Schenoni, me ne parlò allora lui di queste cose. Che è qui con tutta la documentazione. Eccolo qua, Guido Schenoni, era 58. Questo è... comunque lo tenga, è citato qui. Bene, quindi allora sono qui ora non per stare a vedere tutto questo, ma per invitarla a Compiano, se possibile domani, in modo che con tutta calma possiamo vedere tutto questo materiale, perché la storia dei Luxardo ce l'ho fino a un certo punto, ma quella recente è solo con lei che si può fare. Per quanto riguarda quella recente, magari appunto volentierissimo. Grazie, poi mi sa ecco, dire con Rade. Ecco, e per quanto riguarda questo, per me è una sorpresa, grazie. E vedo anche lo stemma di Schenoni, è quello che ha fatto lo studio all'epoca. È una grande famiglia che si è diffusa, lo sto facendo anche con i lusardi di New York che hanno ristoranti e mi hanno detto che hanno il vostro marastino.
Ma guardi, adesso chiedo scusa, in realtà il Luxardo effettivamente, o Lusardi, insomma, comunque il Luxardo sono dappertutto, sì. Perché esiste una città in Argentina che si chiama Luxardo, a nord di Mendoza. Poi sono venuti anche a trovarci alcuni Luxardo dall'Argentina. Esistono dei Luxardo a Vienna? Uomo di Santo Stefano, c'è un negozio di abbigliamento anche bello che si chiama Luxardo. Un ramo della nostra famiglia è a Vienna. Poi in Australia e così via. Non ho le competenze per ricostruire. Io ho fatto un capitolo per ogni famiglia di quelle che conosco, ma altrimenti dovrebbe diventare un libro grosso così con tutti. Bene, l'attento domani poi. Il professor Truffelli mi saprà dire. Tutto nelle mani del... Molte grazie. Intanto tra i Lusardi presenti in sala è arrivato anche il sindaco di Tornolo, che si chiama Lusardi. Lo salutiamo. Qualche altra domanda? Ma quanti Lusardi ci sono qui oltre alla signora che mi ha detto, cioè, ce ne sono altri? Ecco, vedo, per esempio, ma siamo tutti parenti evidentemente. Un po' alla lunga, ma... Ma la verità, adesso se non so se ci sono altre domande. Putin come Sgarbi. Allora nel 52 e abbiamo visto questa mostra proprio ambientata nel palazzo principale della piazza di Sabbioneta, quindi anche la cornice era fantastica e mi aveva colpito il senso di familiarità, per esempio queste cucine fotografate in bianco e nero, poi c'erano le foto anche di Claudia Cardinale e di altri attori e attrici di quegli anni. L'atmosfera familiare, adesso anche in base a quello che ha detto lei, no? Come donna, per esempio maraschino, mia madre faceva una torta, adesso darò la ricetta insomma, a sua moglie, proprio col maraschino, e la marescata Luxardo, è un qualcosa che è intimo per noi donne, familiare, solo queste cose venivano usate in casa mia da generazioni. E anche nelle foto, questo senso della famiglia, dell'intimità, della tradizione, era portentoso, insomma, mi aveva colpito. Ma signora, guardi, voglio precisare che il famoso fotografo Luxardo, quello di cui lei ha visto la mostra lì a Sabbioneta all'epoca, non risulta nostro parente, però è sicuramente il Luxardo più famoso, è stato il fotografo delle dive, lo chiamavano così nell'epoca del ventennio, e quindi queste meravigliose fotografie sfumate, bianco e nero, eccetera, fanno parte della storia della fotografia e dell'iconografia delle persone famose italiane. So che esiste la figlia di questo fotografo, Martina, credo si chiami Luxardo, che ha un atelier a Roma, eccetera, però non voglio appropriarmi di parentele che non mi competono. Ecco. E non so se ci sono altre domande, se il professor Truffelli vuole fare... Perché, ecco, vedo che c'è. Sì, volevo proprio fare un brevissimo intervento partendo dal fatto che la mia nonna faceva una ciambella, una torta bellissima, no, usando Buslan, e i vari strati erano corretti col maraschino. Quindi io ho cominciato a conoscere prima il maraschino. Poi dopo, nei miei studi, sono arrivato naturalmente alla famiglia Lusardi, Luxardo, e chiedevo naturalmente a Corrado, visto che lui sta lavorando molto su questi temi, che sarebbe opportuno riuscire ad avere una bibliografia di tutti gli scritti che il papà del Luxardo presente qui questa serata e che ci ha fatto enormemente piacere, in modo tale che diversi li conosciamo, perché
sono usciti con l'archivio storico delle province piacentine, più che altro credo che non parmensi, ma sarebbe importante avere anche nelle nostre biblioteche proprio una serie di scritti che interessano. Quindi, professore, poi dopo approfittiamo con una fotografia della... È a sua disposizione, ma il professor Truffelli mi ha mandato, ha avuto veramente questa grandissima gentilezza, mi ha mandato proprio una bibliografia sistematizzata per argomenti, che è, penso, facilmente... insomma disponibile, o la chiede a me, ma il vero autore è lui. Infatti pensavo bene di costringere Corrado a lavorare su questa cosa, in modo tale che in tutte le nostre biblioteche si possono vedere tutti i testi integrati a questo punto dai nuovi testi ultimi che ha fatto il papà sulle due vicende, i due testi che lei naturalmente ha riferito, che poi dopo naturalmente vedremo. Ma io credo che sia questa serata sia una serata importante come tutte quelle che fa il seminario, perché ha consentito un riavvicinamento, no? Ci eravamo persi forse in tutti questi secoli e adesso un riavvicinamento che naturalmente può servire per studiare e per approfondire le nostre origini e fare in modo anche che i nostri ragazzi riacquisiscano con questi testi un modo per studiare, per approfondire la storia naturalmente di queste vallate, che è una storia naturalmente importante, dei Landi, dei Fieschi, di Milano che voleva entrare su Genova e quindi e Borgotaro e Bedonia e tutte queste valli naturalmente sono state interessate dalle storie della sua famiglia e naturalmente anche di altre famiglie. Ma questa sera naturalmente vogliamo proprio ringraziarla per questa cortesia che ci ha fatto venendo a trovarci. Grazie. Sì, sono io che ringrazio tutti voi naturalmente e soprattutto chi ha avuto l'idea di tutto questo. Sì, non so se ci siano altre domande. Abbastanza famoso, sì. Le dirò che poi, se devo dire la verità, io sono fatto studi letterari, quindi non mi sono mai occupato di storiografia, però c'è un libro, penso noto a molti, un libro che risale agli anni 70, anche se continua a essere pubblicato, uno dei romanzi di successo di uno scrittore francese molto noto, è addirittura pubblicato nella Pléiade, si chiama Jean d'Ormesson, e uno dei libri di D'Ormesson, il più famoso, quello di maggior successo, è Addio piacendo, che è la storia appunto di una nobile famiglia francese le cui origini risalgono addirittura a Goffredo di Buglione e così via. Insomma, in pratica è l'epopea di una grandissima famiglia. E uno dei passi fondamentali di questo libro, che è caro a chi, diciamo, ha sensibilità per le storie nobiliari, eccetera, riguarda proprio una specie di lezione che il padre impartisce al figlio, che sarà poi la voce narrante di tutto il romanzo, quando ricostruirà le vicende dei vari rami familiari, eccetera. E gli spiega al figlio, a questo giovane: sai qual è la differenza tra noi che siamo i grandi, nobili, eccetera, e i nostri fattori? L'unica differenza, siccome siamo tutti discendenti da Amedeo in sostanza, l'unica differenza è che noi abbiamo un archivio, abbiamo i documenti che ci possono dimostrare le varie tappe, le varie fasi dell'evoluzione della nostra famiglia. Chi non aveva la possibilità di avere una documentazione naturalmente non può provare nulla, ma non è che noi siamo diversi da loro. L'unica differenza è che per avventura, per sorte e anche forse un po' per pervicacia di qualcuno della famiglia, abbiamo la documentazione, e la documentazione diventa la stoffa della nostra storia.
E questa è la differenza fondamentale tra coloro che hanno una storia di famiglia e chi non ce l'ha, perché naturalmente veniamo tutti dalla stessa origine. Insomma. Comunque, domani, grazie al professor Truffelli, assieme a mia moglie andrò a visitare i castelli di famiglia, vediamo se il custode negli ultimi anni li ha tenuti in buone condizioni. Cosa? Effettivamente questo archivio di famiglia noi valtaresi non ce lo abbiamo come singoli, ognuno di noi. Però la nostra storia è così ricca di documenti, di cui una parte rilevantissima è quella che riguarda i Lusardi, ma poi ci sono anche i Granelli, in misura minore, ma non trascurabile. E comunque ci sono le cronache locali, ci sono tutti i documenti dell'archivio Doria Landi, ci sono gli infiniti e magnifici documenti del Registrum Magnum di Piacenza, ci sono insomma tante ricerche che veramente possono restituire, naturalmente con un lavoro lungo, paziente, di selezione, di aggiustamento, una storia che è una storia complessa, che non tutte le valli hanno una storia così, perché questa è stata una terra di passo, è stata una terra di profondi conflitti. Vedete, per esempio, il signore che parlava là prima, dicendo delle cose giustissime che condivido, viene da Borgotaro, e a Borgotaro sono sempre stati dei fieschi. E una delle prime cronache che si trovano nella cronaca è la guerra tra i Lusardi e i fieschi, e come i Lusardi hanno ammazzato i fieschi e come i fieschi hanno ammazzato i Lusardi. Questo non è stato solo un episodio, ma è stata una costante. Ci sono queste immagini dei Lusardi e dei Granelli. Qui c'erano le terre Lusiardorum e Granellorum, scusate, che erano due famiglie ghibelline, per la verità, più ghibellini i Lusardi, i Granelli non sempre erano tutti ghibellini, ce n'erano alcuni che hanno condiviso tutto il periodo della vita del Regno Landi, diciamo dello Stato Landi, non del Regno, scusate, è un lapsus, dello Stato Landi. C'è stato uno scrittore che alla fine, che nel 600 scriveva: se i Landi sono arrivati fino qui lo debbono ai Lusardi, perché sono stati i Lusardi che hanno supportato, ci sono state delle figure veramente anche belle di personaggi di Lusardi che hanno svolto questi loro ruoli, poi senza idealizzare, perché poi c'è stato tutto il contrario di tutto come in tutte le vicende umane, però voglio dire che c'è una storia molto ricca che restituisce una identità alla nostra storia, non un'identità polemica verso gli altri, ma un'identità di consapevolezza di se stessi. E poi come c'è tutta la grande storia dell'emigrazione dei Lusardi. Se uno anche semplicemente fa un piccolo esperimento, va a vedere i Lusardi che sono sbarcati a Ellis Island, è un piccolissimo esperimento che chiunque di noi può fare se ha un po' di pazienza, rimane sbalordito dal numero dei Lusardi che hanno fatto quel percorso. Ma quello è uno dei percorsi, non è tutti i percorsi migratori. E d'altra parte è vero che nel mondo di oggi, in Italia e all'estero, tanti sono i Lusardi noti in bene, e anche ci sono anche i Lusardi noti in male, perché basta anche lì scorrere un po' internet che si trova l'una testimonianza di un tipo e dell'altro. Voglio dire, c'è questa forza della nostra gente, di cui secondo me i Lusardi sono non l'unico esempio, ma sicuramente uno degli esempi più evidenti. Questa forza di, come diceva mia nonna, da napumundu,
deve andare per il mondo, la forza da Napu Mondo, e noi siamo andati, e i Losardi sono andati per il mondo. Ed è, insomma, è una riflessione che secondo me non è del tutto inutile, e comunque è una cosa che merita di essere conosciuta. Sono andati per il mondo, ma sono anche rimasti qua. Ed è questo, questo che c'è di straordinario, persistenza e diffusione al tempo stesso. Sono due termini che sembrano antitetici, ma invece qui abbiamo persistenza, persistenza plurisecolare e al tempo stesso la diffusione nel mondo. Insomma, è materia che ci può aiutare a dare un volto, il volto c'è già, ma ad arricchire il volto della nostra terra. Sicuramente, proprio per quello che diceva, loro hanno la famiglia Luxardo, questa famiglia Luxardo ha anche mantenuto l'archivio, diciamo, cioè questa conoscenza sistematica della loro storia, che è veramente singolare e che ci aiuta a fare la storia di tutti noi, anche del sottoscritto, che Luxardi proprio non è, ma che è partecipe di questa vicenda, che è la vicenda della popolazione del nostro territorio. Quindi io spero che questo sia un contatto che non si conclude qui, professore, nel senso che se si... In fondo oggi si parla sempre di reti, si parla sempre di reti. Bene, è un nodo di rete da stringere, perché io credo che possa essere un nodo di rete che può essere utile, diciamo, a mantenere viva una consapevolezza di una storia che merita di essere meglio conosciuta. Allora direi grazie. Signor Sindaco, no, grazie, possiamo concludere qui se non ci sono altre domande. Don Lino, chiedo scusa. E anche da parte mia naturalmente il grazie al professor Piero Luxardo per quanto ci ha detto, l'augurio sia di ritrovarci anche a Bedogna. Sapete che negli ultimi anni ogni serata culturale veniva introdotta da un breve video preparato da Suora Maglia. Quest'anno per motivi di salute non può essere qui, ma mi ha raccomandato di portare i suoi saluti a tutti, e con la speranza che possa abbastanza presto riprendere l'attività di prima. Era molto brava nel preparare questi video. Il prossimo incontro sarà venerdì 7 agosto e parleremo di Giannino Agazzi. Giannino Agazzi è caro a tutti noi, è mancato recentemente, 2 mesi fa, il massimo conoscitore della nostra zona dal punto di vista naturalistico. La serata avrà come tema Giannino Agazzi, maestro, cantore e cultore delle nostre valli e dei nostri monti. Farà da moderatore della serata Alberto Chiappari e ascolteremo alcune testimonianze, verranno letti anche brani di poesie e di prosa composti da Giannino. Ancora grazie a tutti e un arrivederci.